Ciao a tutti, benvenuti a questo mio nuovo video. Sarà un video tutorial, come avrete visto dal titolo. In realtà io volevo cominciare a fare dei video dedicati a gioielli per il Natale, per le feste imminenti, insomma. Ma poi ripensandoci, no, ho deciso di fare questi orecchini molto semplici in realtà, anche se poi ho usato dei toni, soprattutto per questi verdi, che poi vedrete nel tutorial. Dei toni un po' natalizi, l'oro, il verde. Sono orecchini abbastanza semplici, molto veloci da eseguire, con materiale abbastanza economico anche, quindi se dovete fare mercatini o cose simili, diciamo così, potreste prendere in considerazione appunto questi orecchini. Li ho fatti anche in questa tonalità sul rosa, con questa goccia in pasta di corallo e i cipollotti rosa. E poi ci sono i cup flower, che sono questi fiorellini di vetro color oro in questo caso. E niente, io spero che appunto il tutorial vi piaccia, che sia chiaro e spero di vederne riprodotti tanti. Iscrivetevi al mio canale, mettete mi piace se vi piace il video, condividetemi sui social e vi ringrazio in anticipo. Alla prossima, buon tutorial, ciao! Vediamo subito il materiale che occorre per creare i nostri orecchini. Come filo da tessitura andrò ad utilizzare un Fireline, in questo caso è una misura 0,20 mm crystal. Poi serviranno dei cut flower, che sono praticamente queste perline qui, a forma di, diciamo così, di tulipano. Sono in vetro, in questo caso, questi li avevo presi da Cadoro, come potete vedere, la colorazione Matte Metallic Flux, ma esistono in tantissimi altri colori. Poi utilizzerò dei cipollotti, in questo caso questa colorazione qua, che è un misto tra il verde e quest'oro molto, quasi tendente al bronzo. Li avevo presi in fiera a Bergamo. La misura di questi cipollotti in vetro è 3x4 mm. Poi occorreranno delle rocaille 11-0. Io utilizzerò queste qui, che sono della Miyuki, e la colorazione è Duracoat Galvanized Champagne, che è praticamente un oro particolare molto bello. Poi per ogni orecchino servirà una goccia, un pendente. Io in questo caso utilizzerò appunto questa sorta di goccia, non so come chiamarla, in vetro verde, e un gancio per orecchini. Ok, questo era il materiale, partiamo subito con il tutorial. Il primo passaggio che andremo a completare sarà quello di inserire sul nostro filo questa sequenza composta da 4 cipollotti alternati con 4 rocaille da 11. Dopodiché andremo a fare un paio di nodi per chiudere a cerchio la lavorazione. Quindi uno e due, e tiriamo bene il filo fino ad ottenere questo risultato qui. Ok, quindi abbiamo chiuso a cerchio. Adesso prendiamo il nostro ago e usciamo da una delle rocaille da 11 presenti sulla lavorazione. In questo modo inseriamo sul nostro ago 3 rocaille da 11 e entriamo nella stessa rocaglia dalla quale stiamo uscendo, ma in senso opposto, così, e tiriamo il filo.
Questo sarà il risultato da ottenere. Passiamo nel cipollotto subito dopo e anche nella roccaglia subito dopo, in questo modo, e tiriamo il filo. E ripetiamo l'operazione infilando sul nostro ago 3 roccaglie da 11 ed entrando nella stessa roccaglia dalla quale stiamo uscendo, ma in senso opposto, in modo da creare appunto questa sorta di piccolo archetto. Vedete? Come vedete, appunto, si sono creati questi due, non so come vogliamo chiamarli, archetti. Andiamo avanti a fare la stessa cosa anche per le altre due roccaglie. Quindi inseriamo 3 roccaglie da 11. Entriamo nella stessa roccaglia dalla quale stiamo uscendo, nel cipollotto subito dopo, e usciamo dalla roccaglia subito dopo, tirando il filo. Adesso, per l'ultima volta, eseguiremo lo stesso passaggio, quindi inseriamo ancora 3 roccaglie da 11 ed entriamo nella roccaglia da 11 dalla quale stiamo uscendo in senso opposto, come abbiamo fatto finora. Questo sarà il risultato che dovremo ottenere. A questo punto, con l'ago, passiamo nel cipollotto e ne usciamo, cipollotto che ci troviamo subito dopo nella lavorazione, e passiamo anche dentro tutte e tre queste roccaglie, quindi una, due, e usciamo da questa, ok? Quindi entro all'interno delle rocaie e ne esco in questo modo. Adesso dobbiamo inserire sul nostro ago questa sequenza. 2 rocaie da 11, un fiore, un'altra roccaglia da 11, tiriamo il filo, portiamo alla base della lavorazione, rientriamo dentro il fiore ma non dentro la roccaglia e usciamo dalla parte appunto opposta. Non passiamo anche nella roccaglia che c'è nel fiore perché così appunto teniamo bloccato il fiorellino. Ok? Quindi vedete? Il fiorellino è rimasto bloccato dalla roccaglia. Inseriamo sul nostro ago 2 rocaie da 11 ed entriamo in questa roccaglia subito dopo. E anche nelle altre due successive. Tiriamo bene il filo e avremo praticamente, dicevo, tiriamo bene il filo e avremo praticamente questo, il lavoro messo in questo modo. Ripetiamo la stessa operazione anche sopra gli altri cipollotti, quindi inseriamo 2 rocaie da 11 e un fiore, in questo modo, e un'altra rocaille da 11. Così. Ripetiamo
portiamo tutto alla base della lavorazione, rientriamo nel fiore, ma non nella 11, e usciamo. Inseriamo 2 rocaille da 11 ed entriamo in queste 3 rocaille subito dopo, in questa e in questa subito dopo. E avremo ottenuto questo risultato. Ripetiamo ancora una volta la stessa operazione, quindi 2 rocaille da 11, un fiore e una rocaille da 11. Riportiamo alla base della lavorazione. Rientriamo nel fiore e usciamo. Ops. Rientriamo nel fiore e usciamo, tirando bene il filo. Inseriamo sul nostro ago 2 rocaille da 11 ed entriamo in tutte e tre. Perline 11.0 subito dopo. E tiriamo bene il filo fino ad ottenere questo risultato. Per l'ultima volta inseriamo sull'ago 2 rocaille da 11, il fiore è una rocaille da 11. Portiamo il lavoro alla base, portiamo le perline alla base della lavorazione, rientriamo nel fiore, ne usciamo, inseriamo 2 rocaille da 11. E dopo aver inserito le 2 rocaglie, non entriamo più in tutte e tre le perline, cioè in questa, in questa, in questa, ma soltanto nella prima e nella seconda. Quindi usciamo da questa qui. Ok. In questo modo. E tiriamo il filo. Questo sarà il risultato da ottenere. A questo punto inseriremo sul nostro ago la seguente sequenza: 2 rocaille da 11, un cipollotto, 3 rocaille da 11. Così, quindi 2 rocaille da 11, un cipollotto, 3 rocaille da 11. E andiamo ad infilarci esattamente qui. Non guardate cosa c'è prima, andate direttamente dentro il primo fiore che vi trovate, nella famosa rocaglia che abbiamo messo per fermare il fiore, la utilizziamo per passarci dentro e tiriamo il filo. Vi dovete trovare così. Adesso dobbiamo ripetere questo inserimento che abbiamo fatto qui specularmente, quindi 3 rocaille da 11. Le chiamerò solo rocaille, tanto utilizziamo solo quelle da 11. Un cipollotto, 2 rocaille. Ok?
entriamo in questa perlina 11 più sporgente qui al centro, subito dopo il fiore. E tiriamo il filo. E questo sarà il risultato. Ripetiamo l'operazione. Quindi 3, scusate, 2 roccaie, un cipollotto e 3 roccaie. Ed entriamo nella 11.0 del fiore, situata dentro il fiorellino che troviamo subito dopo. E tiriamo il filo. Ripetiamo gli stessi identici passaggi anche per gli altri due fiori rimanenti. Questo sarà il risultato ottenuto alla fine del giro. Ora, per continuare, bisogna uscire dalla seconda roccaglia situata qui nei pressi del fiore, quindi uscendo da uno dei cipollotti che va verso un fiore e uscendo anche da due roccaglie subito dopo, quindi appunto usciamo dalla seconda roccaglia dopo il cipollotto. Oddio, spero di essermi spiegata. Inserisco sul mio ago 3 cipollotti e dentro, saltando le rocaie, nelle ultime due rocaie prima del cipollotto subito dopo e tiro il filo, stando attenta e far posizionare bene i miei cipollotti in questo modo. Ok, adesso passiamo anche nel cipollotto che c'è subito dopo, le perline dalle quali stiamo uscendo, quindi questo, e tiriamo il filo, inseriamo un cipollotto sul nostro ago ed entriamo nel cipollotto subito dopo, in questo modo, tiriamo il filo, usciamo da tutte e tre le roccaglie che ci troviamo subito dopo, ok, quindi da queste tre tiriamo il filo, prendiamo una roccaglia e passiamo nelle successive tre roccaglie in questo modo e tiriamo il filo. Passiamo anche nel cipollotto subito dopo e tiriamo il filo. Inseriamo un cipollotto. Passiamo nel cipollotto subito dopo e tiriamo il filo. Entriamo anche nelle due rocaglie subito dopo. Inseriamo 3 cipollotti sul nostro ago ed entriamo nelle ultime due roccaie, subito roccaie, subito prima del cipollotto dopo, facendo accortezza a farli sistemare bene in questo modo. Entriamo nel cipollotto subito dopo e tiriamo il filo. Prendiamo sul nostro ago l'ennesimo cipollotto. Passiamo nel cipollotto subito dopo e tiriamo il filo. Come vedete, stiamo ripetendo specularmente quello che abbiamo fatto da questo lato anche di qua. Entriamo in tutte e tre le roccaglie che troviamo subito dopo sulla lavorazione. Tiriamo il filo. Inseriamo sull'ago una roccaglia da 11 ed entriamo
nelle tre rocaille successive. Entriamo anche nel cipollotto subito dopo. Inseriamo sul nostro ago un cipollotto ed entriamo nel cipollotto subito dopo. E questo sarà il risultato che dovrete ottenere. Adesso entriamo nelle due rocaglie che troviamo subito dopo, quindi nelle due rocaglie, e nel primo cipollotto di questi tre che trovate sulla punta. Ok, quindi usciamo da qua. Inseriamo sul nostro ago 3 rocaille, 1, 2, 3. Poi in questo caso ho deciso di decorare così, inserendo un cipollotto, poi un fiore rivolto all'ingiù, così. Ed una goccia verde, una goccia, un pendente, insomma. Quindi porto tutta questa sequenza che ora vi faccio rivedere alla base della lavorazione. Quindi sono uscita da Mister Cipollotto qui. Ho inserito 3 rocaille da 11, un cipollotto, un fiore a testa in giù e questa goccia. Inserisco 3 rocaille da 11 e dentro di nuovo dentro la goccia, dentro il fiore, dentro il cipollotto ed esco da questo cipollotto qua che abbiamo inserito. E tiro bene no. Una rocaille maledetta. Aspettate lì, eh. La sequenza è giusta, ma io ho una rocaille mezza occlusa. No, farò andare un intervallo musicale. Mi viene anche da starnutire. Perfetto. Quindi dicevo, rientro dentro goccia, fiore, cipollotto. E tiro bene il filo. E tiro bene il filo. In questo modo. Ora inserisco sul mio ago 3 rocaille da 11. 1, 2, 3 e mi vado a infilare in questo cipollotto qua, quindi nel terzo della lavorazione. E tiro bene il filo. In modo da appunto creare la parte bassa del pendente. Ora passo nel profilo delle perline sulla lavorazione perché devo andare esattamente dal capo opposto, quindi dove ci sono, devo andare qui dove ci sono questi tre cipollotti. Quindi passo nelle varie perline, facciamo che ci vediamo quando sarete usciti anche voi passando nel profilo da il primo cipollotto che vedete qui in alto. E voilà, sto uscendo da questo cipollotto qui e anche voi dovreste uscire esattamente da qua. Prendiamo sul nostro ago una rocaille da 11 e entriamo nel cipollotto subito dopo, così tiriamo il filo, inseriamo un'altra rocaille da 11, entriamo nel cipollotto subito dopo e tiriamo il filo. Ok, adesso noi dovremo uscire da questa rocaille qua. Non sto a rifare tutto il giro, ma passo in queste rocaille che ci sono qua sotto per ritornare dalla parte opposta praticamente della
della lavorazione senza dover fare tutto il giro sul perimetro. Aiuto. E passo, passo qui, passo là. Altro stacchetto musicale nel frattempo. Vi canterei una canzoncina, ma sono raffreddata, non mi sembra il caso. Ed eccola qua. Praticamente sono passata in queste rocaille qua sotto, sto uscendo da qui. Ora inseriremo sul nostro ago due rocaille da 11, un fiore a testa in giù. Rocaille, un fiore a testa in giù, 5 rocaille, ok, portiamo tutto alla base della lavorazione, rientriamo nel fiore e tiriamo bene il filo. Ma bene, bene, bene. Ma bene, bene, bene. In modo da creare un signor cappietto dove poi agganceremo la monachella. Ora inseriamo due rocaille da 11. Ok, ed entriamo in questa rocaglia qui. E nel cipollotto subito dopo e tiriamo bene il filo, in modo da creare appunto, ok, questo cappietto, bla bla bla. Ora passiamo dentro il profilo della lavorazione, facciamo un po' di nodi nascosti per chiudere il lavoro e appunto tagliare il filo, e l'orecchino praticamente pronto, basta inserire solo la monachella. Ed ecco fatto. Io nel frattempo ho fatto anche l'altro orecchino. Io ho applicato le monachelle, spero che il tutorial sia stato chiaro. Io vi do appuntamento al prossimo video e spero di vederne tanti. Se il video vi è piaciuto, condividetelo, mettete vi piace, commentate, e se non siete iscritti al mio canale, iscrivetevi, basta un clic qui sotto, per ricevere appunto tutti gli aggiornamenti ogni volta che io caricherò un video. Vi lascio al prossimo, bacioni e ciao!